c'è stata l'occasione per vedere un po' dove la regione e l'amministrazione regionale sta andando con i fondi della nuova programmazione, sia quelli del PNRR programma GOL in particolare, quelli del Fondo Sociale Europeo Plus. È stata proprio l'occasione per illustrare alcune delle politiche che già sono state attivate nel passato periodo di programmazione, ma che abbiamo anche un pochino modificato per renderle più appetibili da parte dei soggetti disoccupati che sono il target del Fondo Sociale Europeo. Poi nel nuovo Fondo Sociale Europeo Plus sono state anche introdotte nuove politiche attive del lavoro proprio per assecondare questo bisogno di innovatività del territorio. Ad esempio oggi è venuto proprio fuori dal confronto questa esigenza di assecondare i processi di creazione di impresa da parte dei giovani nel settore della strategia di specializzazione intelligente. Vorrei ricordare anche che stiamo già organizzando con l'assessorato al lavoro e formazione dei momenti proprio dedicati esclusivamente alle politiche attive del lavoro, e lì avremo anche un focus sugli esiti di quello che già abbiamo attivato nel periodo di programmazione in corso di conclusione.